E adesso invece Valentino Spataro gli è stato qui ad aprile, si ricorda che c'erano stati, diciamo, dei temi che erano stati sviluppati. Uno di questi era il chatbot per le preventivazioni. L'ha fatto e ci fa vedere i primi risultati. Grazie. Se no poi facciamo usare tutto il telefonino. Intanto due cose semplicissime. No, dicevo, per chi non c'era ad aprile quando ho parlato l'altra volta cortesemente, tanti. Allora, in sostanza, più che affrontare aspetti tecnici, ho cercato di dare un modo per avvicinarsi al mondo del chatbot. Come ci si avvicina? Ok, per esempio, send message, provo a mandare un messaggio. Ho provato a fare due chatbot completamente banalissimi, quindi aspettatevi niente sofisticato, ma con due tecnologie diverse per vedere poi come andare a trarre delle conclusioni, a fare esperienze in sostanza. Qui abbiamo ChatFuel, la cosa bellissima di ChatFuel per esempio è che parte subito dandoti una proposta: guarda, siamo questo, facciamo queste cose, vuoi sapere che Use on Demand fa sia diritto che software, e quindi dice: vuoi sapere la parte di diritto o la parte di software? Bottoni, uno schiaccia, quindi col software abbiamo WordPress, app e torna alla home. In altri... Fai girare. Alcuni vanno all'esterno, altri restano internamente. Quindi c'è un inizio per dare l'idea di quello che facciamo. Molto più spesso nella home, per esempio, c'è il numero di telefono, quindi le informazioni sono banali, sono brevi, sintetiche, complete, per dire telefonami. E siccome c'è uno smartphone, quando trovi il numero di telefono, se riesci a partire dalla home, prova sotto diritto magari, adesso non lo ricordo, l'ho appena visto. Ma in alcune parti ho messo proprio il numero del telefono come link in modo tale che chiamino subito. E effettivamente sto parlando di 10 telefonate in un mese, per questo è l'altro servizio, quindi cosa è pochissimo, però è nata una curiosità di dire: ok, qui ho capito che c'è qualcosa, io in effetti sto cercando qualcosa di questo genere, chiamo. E nelle telefonate mi sto facendo quella raccolta di informazioni. Questo usando ChatFuel, quindi... questo usando questo sistema ho puntato tutto sui bottoni. Anch'io mi sono trovato un po' in difficoltà per l'albero che bisogna tenere mentale, perché c'è fuori, non ti aiuta tanto. E no, ma il termine di Facebook. E quindi questo usando uno strumento esterno per vedere come funziona. Invece, usando le guide di Salvatore Cordiamo, che era venuto qua nei primi tempi, cioè ha spiegato come configurare un chatbot su Telegram. Sul suo bellissimo sito c'è anche come farlo per Facebook, e io l'ho fatto non seguendo le sue istruzioni mettendolo su un server esterno, ma mettendo tutto sul mio server. Quindi Fatturami ha internamente, dov'è il messaggio? Quindi ancora ce l'ho solo internamente, send message. Questo invece risponde il mio, che ancora non sa riconoscere il benvenuto, e questo è già un problema, perché le persone si sentono senza una guida. Quindi vi do subito questo feedback, che è importante più di tutto, forse il primo messaggio. Provo a scrivere, deve venire fuori qualcosa perché fino a pochi minuti fa veniva fuori. Cos'è questo? Questo è basato sul mio server. La risposta che dovrebbe dare è di 4 frasi. La prima sono le condizioni legali, quindi informativa privacy, che non vediamo, perché poi le ultime 3 praticamente la spingono subito in alto, e quindi c'è un'attenzione rispetto a tutto il resto del mondo normale delle condizioni da mettere. Funzionava, non funzionava, quanto deve funzionare. E questo che insieme, questa può essere da vedere. Quindi in questo caso le condizioni legali ha senso mettere subito, perché scompaiono in alto e quindi resta sotto
la domanda effettiva e o la risposta effettiva. E in questo caso la risposta di solito arriva è guarda, non c'è nessuno, abbiamo mandato un'email, se tu mandi altre richieste poi ti rispondiamo ai contatti che ci fornisci, oppure il numero di telefono è questo. Quindi due cose semplicissime, banali, e però hanno aumentato il numero di telefonate che arrivavano nel suo sistema, che era lo zero, a qualcuna. Quindi banalmente si è iniziato a pianire in questo modo. Abbiamo fatto un bellissimo test adesso per vedere come non funziona la parte mia. Capiremo dai logi cosa come è risultato. PHP. PHP, custom. Semplicissimo, PHP, il modulo base di, ecco, di Cordiano, semplicemente fa il replay, cioè ti riposta quello che hai scritto. Tu scrivi ciao e dico ok, hai scritto ciao. Al posto di fare quello, ho tolto e ho messo, vabbè, manda un'email internamente e poi dai una risposta sempre uguale per tutti. Perché? Perché all'inizio voglio vedere cosa mi scrivono o cosa mi chiedono al telefono. Allora dico, vorrei un modulo d'ordine, il mio modulo d'ordine, la telefonata che ho avuto è il mio modulo d'ordine non converte. Perdo una marea di tempo per spiegare alla gente di sì. Ok, quindi uno dei temi da approfondire per Fatturami, che si occupa di raccogliere dall'ordine a fare la fattura tutto con un solo click, lì il discorso era benissimo, io ti posso mettere questo servizio, ma tu hai il problema di usare un modulo d'ordine come Dio comanda. Se quello che hai fatto tu non funziona, quello che abbiamo fatto noi funziona sempre, è chiaro e semplice, allora probabilmente l'aspetto da valorizzare è: ti funziona il tuo modulo d'ordine e riesci a convertire? Noi te lo facciamo embeddare come fosse un video YouTube. Come si chiamava la persona da cui hai preso l'appunto? Cordiano? Salvatore Cordiano. Qual è la percentuale di persone? C'è un sito o qualcosa? Sì, sì. Cerchi Salvatore Cordiano. Sì. Qual è la percentuale di persone a cui è stato detto puoi contattarmi a questo numero? Nessuno, non ho fatto nessuna promozione proprio perché... No. Cioè, mentre chattavano, gli è arrivato il messaggio puoi contattarmi? No, paradossalmente cioè, faccio capire che non c'è nessuno dietro. Ok. Quindi, guardi, l'ho appena scritto, a telefono proprio. Sì, sì, mi scrivono lì, vedo il numero di telefono, dico... aspetta che lo chiamo subito e glielo dico. Esatto, qual è la percentuale di persone no, che percentuale 2 su 10 e poi ti ha chiamato 2 su 10 in un mese, cosa genere. Cioè 10 ti hanno contattato e 2 ti hanno poi chiamato, 2 era di questo, sì, quegli altri di altre cose. Però insomma, una cosa testata senza volerla fare come Dio comanda, perché ripeto, sono dei primissimi passi, non è che c'è una grandissima storia dietro ad organizzare un menù del genere. Cioè, esatto, è questo che voglio dire, cioè forse è molto più importante in questo momento cercare di capire il contesto del quale parlavo, esserci piuttosto che perdere anche quello, esserci e cominciare a dire guarda, ci sono, non riesco a dirti tutto quello che vorresti, quindi telefono 02 tum, salve, e beh, proviamoci insomma, poi a migliorare tutto ci mettiamo intelligenza artificiale, chiaramente dipende dalle esigenze di base. Però anche questo ti aiuta a approfondire le esigenze. Per esempio, le richieste che stanno arrivando adesso sono 3 di e-commerce e 4 di privacy e cookie law, policies. Non c'è proprio altro. Il resto sono informazioni contatte di sé, ma questi sono gli argomenti di nato. Quindi uno può ricostruire tutto in funzione delle domande. Quello che mi sta facendo perdere tanto tempo è che oggi ho avuto un input proprio da Besana, nel momento che lui parlava di Trello, e che io ho provato Trello perché esporta in JSON. E quindi ho detto, bello, mi trovo una bella struttura già fatta in JSON, e solamente vedendo su Trello il menu, poi lo faccio riconoscere al mio sistema e gli do le risposte che su Trello scrivo. Quindi l'idea era che non avevo bisogno poi di un software per creare le risposte o gestire tutto. E il comune ce l'hanno in tanti. Ho letto il JSON di Trello e sono scappato, perché è immaginabile, è una follia. Però, mentre ne parlava Besana, ho detto, ma scusami, ma qui stiamo parlando di alberi, gli alberi sono le mappe mentali, ma effettivamente c'è una marea di software di mappe mentali che esportano in JSON.
e non ci avevo mai pensato. Ma per metalli sono ancora più semplici, perché le hai tutte lì, almeno rispetto a Trello, e JSON che esce è sicuramente decente. Quindi il passaggio successivo sarà proprio lavorare su un qualsiasi software mappamentale che ti organizza tutte le risposte. E qual è il vantaggio? Ti arrivano due persone, le persone ti chiedono due argomenti soprattutto, che sono e-commerce e privacy cookie law. Tu con la mappa mentale prendi, sposti tutto il ramo in mezzo, ci metti davanti, privacy, tu hai il bot nuovo. Quindi su questo ci sto lavorando. Bravo.